cari amici e cari amiche di Tata Photoshop, bentornati e ben ritrovati. Io sono sempre Emiliano e sono tornato nuovamente a parlare di PHP, PHP MyAdmin e compagnia bella. Nell'ultimo video tutorial abbiamo visto tutto quello che ci serve per connetterci ad un database. E in questa video lezione andremo proprio a far questo, ci collegheremo direttamente ad un database. Dopo aver avviato, come vedete, Map, apro la home page e a questo punto entriamo in PHP MyAdmin. Per prima cosa mi sono creato un database PHP underscore DB underscore prova, nel quale ho inserito una tabella nominata anagrafica. In questa tabella ho creato tre campi o colonne e le ho chiamate semplicemente ID, un campo formato numerico intero che sarà la mia chiave primaria, autoincrementante e quindi univoca, e altri due campi di tipo varchar, il campo nome e il campo email. A questo punto andiamo su inserisci e appunto inseriamo i dati che utilizzeremo. Per esempio, ID inserisco 1, nome inserisco Emiliano, email emiliano@emiliano.it. Nella seconda riga inserirò ID 2, nome Pippo, email pippo@pippo.it e eseguiamo. Andiamo a vedere se il processo di inserimento è andato a buon fine. Perfetto, come vediamo ID 1 emiliano@emiliano.it e nel campo con ID 2 pippo@pippo.it. Bene, una volta che abbiamo popolato il nostro database andiamo a questo punto a creare il nostro file PHP che utilizzeremo per connetterci appunto al nostro database. Quindi andiamo in Dreamweaver, ho creato già il file connect.php, gli ho dato un bel titolo, collegamento al database, e a questo punto, come abbiamo visto nella scorsa video lezione, andiamo a creare la procedura di connessione andando a utilizzare delle semplici funzioni. Per prima cosa vado ad aprire il mio bel PHP e lo chiudo immediatamente, così non ci penso più. Per prima cosa dobbiamo creare delle variabili, dove appunto nella variabile host assegneremo il nome dell'host o l'indirizzo IP del server al quale ci si vuole connettere. Nel nostro caso inseriremo localhost perché appunto siamo in locale. Username e password assegneremo il nome utente e la password dell'utente del database. Nel nostro caso andiamo a inserire root e root come password. Ed infine andiamo nella variabile $database ad inserire il nome del nostro database, quindi php underscore db underscore prova. Passaggio successivo. Dopo aver creato le variabili dove troviamo tutte le informazioni che ci servono per connetterci al nostro database, andiamo a vedere la prima stringa di codice che ci serve per connetterci al nostro database. Abbiamo creato una variabile $connessione alla quale andremo ad assegnare i dati che utilizzeremo per creare la connessione. Utilizzeremo per far ciò la funzione MySQL Connect che apre una connessione a video verso un server MySQL. Se l'azione non dovesse andare a buon fine, l'esecuzione dello script si bloccherà e restituirà un errore a video dove verrà visualizzato impossibile connettersi al server. Ora, tramite la funzione MySQL underscore select underscore database andiamo invece a selezionare il database che intendiamo utilizzare. Anche in questo caso, se la selezione del database non dovesse andare a buon fine, il messaggio che verrà visualizzato sarà impossibile connettersi al database e nome del database. Non ci resta che creare una variabile $query alla quale passeremo l'interrogazione al nostro database. Quindi andremo ad estrarre tutti i campi dalla tabella anagrafica tramite select asterisco che appunto indica tutti i campi dalla tabella anagrafica. Passaggio successivo. Creiamo una variabile $risultato alla quale associo tramite MySQL query l'invio dell'interrogazione al database. Ultimi passaggi. Vogliamo vedere o no il risultato della nostra interrogazione? Ecco, ora andiamo a fare proprio questo. Utilizzando il ciclo while, che vi ricordo che è una specie di if ma ripetuto più volte, andremo a creare una condizione. Assegnerò ad una variabile $dati
tramite il MySQL underscore fetch underscore array tutti i dati attraverso appunto un array prelevati dal database tramite la variabile $risultato alla quale abbiamo assegnato la nostra interrogazione al database. Tra parentesi graffe andiamo ad inserire il codice che verrà eseguito fino a quando tale condizione rimane vera. Con questo ciclo andremo a stampare a video tutti i dati che abbiamo inserito nel nostro database. Tramite la prima stringa andremo a prelevare l'ID dell'utente dalla colonna ID e via dicendo. Ora salviamo tutto ed andiamo a vedere il risultato sul nostro browser. Quindi un bel command S, torniamo su Safari, vado su localhost 2.8888, clicco su PHP, che è la cartella dove ho inserito il mio file connect, clicco ancora su connect e come vediamo tutti i dati che avevamo salvato nel nostro database precedentemente vengono visualizzati a video. Vi ricordo che il file deve essere salvato nella cartella htdocs se utilizzate MAMP, mentre nella cartella www se utilizzate per esempio EasyPHP. Bene, quello che abbiamo visto oggi è come estrarre dei dati da un database e visualizzarli sul web. A me, a questo punto, non resta che salutarvi e come sempre rimanete su Total Photoshop. Ciao da Emiliano.